Chi lascia questi segni sulle foglie degli agrumi? Gli alieni? Nah, è lei. La minatrice serpentina. Un microlepidottero che depone le uova all'interno delle foglie giovani. Le larve poi scavano queste gallerie, mangiano la foglia e letteralmente la arrotolano nella parte esterna e da lì vanno a sfarfallare. Ecco qui un esemplare quasi adulto pronto a spiccare il volo. La buona notizia è che non porta alla morte della pianta, però attaccando la vegetazione nuova ne rallenta notevolmente la crescita. La cattiva notizia è che gli insetticidi da contatto non funzionano perché vive ben protetta all'interno delle pagine fogliari. I rimedi più efficaci sono quelli a base di azadiractina, non riesco mai a dirlo, quindi l'olio di neem oppure degli insetticidi sistemici, cioè pesticidi che non sono da contatto ma entrano in circolo nel sistema linfatico della pianta. Questo mostriciattolo infame si manifesta da luglio fino a ottobre. Certo non è il parassita peggiore che possa capitare al tuo limone, ma quel che certo è che resta una grandissima scocciatura!